We've put together an action plan that requires a stronger determination and input also from our member states. So we discussed with the foreign ministers their side of the work and ways in which we can do better in this respect. We decided to move forward together at full speed with a lot of determination. The Rapid Alert System is a partnership between the EU governments of the member states and the European institutions, where we all get together to do two things. So the first one is to have the possibility to alert each other if we see something that needs to be explored further. So a disinformation campaign, a story that travels very quickly and that has potentially a huge impact, which goes across the borders. And the second thing is to share experience, to learn from each other, to share, for example, trend reports, analysis, studies that are being done, so that we can all learn from each other across the European Union. The EU won't be telling the capitals what to do. It is a partnership, it's something that we need to tackle together. It is important to have everybody on board, and that is not only the governments, it is parliaments, it is the general public, it is journalists, it is fact checkers. The list is long. It concerns all our societies. Of course not. We're not a ministry of truth. What we want to do is exactly the opposite. We want to prevent people from being manipulated by other actors, because I think the right of every citizen is also to get genuine information, and that is our job. Quello che i social media hanno accettato di fare con il codice di condotta è rimuovere, per esempio, gli account falsi, e ce ne sono milioni, hanno rimosso miliardi di account falsi. L'altra cosa è di spiegare chi è dietro la pubblicità, specialmente quella pubblicità che è fatta per fini politici. La terza cosa molto importante è di cercare di evitare che la pubblicità segua notizie fasulle che però impressionano e sia un po' più bilanciata verso la verità. Quarto punto è di lavorare con la società civile, con i giornalisti, per essere sicuri che ci sia una buona collaborazione e che in un certo senso tramite la società civile si decida quello che è vero e che non è vero. Non si può decidere per legge quello che è vero e non è vero, né lo possono decidere le piattaforme. Ma la collettività può arrivare a una buona approssimazione alla verità. Il codice di condotta funziona, i numeri sono abbastanza impressionanti, miliardi di account falsi sono stati rimossi ed è un primo passo importante. È il solo passo? No, non è il solo passo. Bisogna, per esempio, aiutare le persone a essere più critiche quando usano i social media. Bisogna lavorare tutti insieme. I nostri ragazzi usano i social media per tutto e quindi è importante che abbiano un senso critico rispetto ai social media, e questo comincia dalla scuola. Bisogna che a scuola si parli di social media, bisogna che si insegni come avere un senso critico. Lo si fa per i libri di storia, lo si fa per l'arte, bisogna farlo anche per i social media. We see disinformation as a real threat because it can have a number of negative impact. And if we cannot trust anymore that what I read there, what I hear there is actually genuine from another person, then we have a real problem. And the second issue
is our trust in institutions, in the ways our democracy is operating. Disinformation can have a corrosive character in the way we engage in these institutions and in these processes. And this has a serious, potentially serious effect, and that's why we need to tackle it.